Grande partecipazione al Teatro Guglielmi per l'incontro Un cuore senza ferite, di cui è stata ospite la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone. L'evento, il primo tra quelli organizzati dal Comune di Massa in avvicinamento al 25 novembre, giornata contro la violenza di genere, ha visto la presenza dei ragazzi delle scuole superiori di secondo grado della città, che hanno potuto dialogare con la dottoressa Bruzzone, affrontando temi molto attuali. Particolare attenzione è incentrata sull'utilizzo sbagliato dei social media, utilizzati spesso come strumento di controllo del proprio partner. Un campanello d'allarme che evidenzia una problematica spesso sottovalutata. Io credo che bisogna parlare con i ragazzi in modo molto diretto su questi temi, insomma. E oggi noi il focus sarà, diciamo, legato in primis ai social media, perché questo, diciamo, è un po' quello che è l'obiettivo della giornata, ma cercherò comunque di lanciare alcuni importanti messaggi per quanto riguarda anche la qualità delle relazioni che i nostri ragazzi stanno vivendo. È evidente che qualcosa non va ed è un problema generazionale, quindi bisogna cominciare ad affrontarlo in maniera un po' più concreta. È più importante partire dai ragazzi o dai genitori? E bisognerebbe partire da entrambi. Diciamo che la problematica genitoriale probabilmente è un po'... Se dobbiamo, insomma, individuare una genesi di quello che stiamo vivendo, probabilmente le problematiche genitoriali sono il punto di partenza. Il problema grosso è che i ragazzi in qualche modo riusciamo a raggiungerli, i genitori no. Presente all'incontro, coordinato dall'assessore alle pari opportunità, Monica Bertoneri, anche la psicologa Sara Moisè. La giornata è stata accompagnata da musiche e letture curate dalle scuole partecipanti. Il ciclo di incontri proseguirà con uno spettacolo per ragazzi prodotto da Teatro Due Mondi, la presentazione di un libro di Sabrina Pasta sull'influenza delle aspettative sociali sulla psiche femminile, che si terrà alla Biblioteca Civica, e un incontro con gli attori della compagnia del Teatro di Napoli su Clitennestra, Carnefice e Vittima.